Ed eccoci qua, benvenuti in questo ultimo appuntamento con Pokémon Alpha Zaffiro Randomizer Nuzlocke a cure limitate. Siamo alle porte della Lega Pokémon, alla sfida contro i Super 4. Questa è la squadra. Due ricariche totali a Super 4 durante la lotta, fuori dalla lotta non ho limiti, ma se mi va KO un Pokémon è comunque inutile, perché è come se fosse morto. Benvenuto sfidante, sono Fosco dei Super 4. Ciao Fosco, che dici? Mi piace il tuo sguardo fiero, ci aspetta una grande sfida. Fiero, popo fiero. Lo sto nella pelle. Andiamo via a questa lotta, una lotta come se ne possono vedere solo alle Lega Pokémon. Sarà divertente. Ma lui veste Gucci per caso? Allora, Fosco gioca competitivo. Amungus e Terrakion. Sono cotto. Sono davvero cotto a questo punto. Contro chi la fai? Ok, abbassa la testa quindi non fa niente. Si carica per la difesa, ma non quella special. Ok, contro Amungus mi aspettavo che resistesse a erba. Mentre Terrakion se ne va. Ottimo. Inizia bene, perché poi Zampil più punti vita hai, più è efficace. Ora, a questo punto, Cotton Spora mi fa la velocità, vero? Sì, di molto. Ok, Greninja! Vabbè, allora! Gigabsobo! Oh, Fire Attack, questo è quello che deve caricarsi, si inizia a prendere la luminosità. 4 pere perché è coleottero anche, giusto? Se non ricordo male. 24 anni che gioco a Pokémon e ancora non mi ricordo i tipi e non so perché sto in ginocchio. Potrei avere un piccolo lapsus, ma... Greninja è buio acqua. Embor! Oh, ma allora, l'aspettiamo con i Pokémon potenti? Io faccio Surf e poi me la volo per colpire Embor, anche se in realtà... Ah, si avvolge nel Magivelo! Bravo! Ok, non troppi danni, ma Zampillo già perdeva di molto la sua efficacia. Buono, molto buono. E ora vediamo anche con Volo. Lui se li è finiti... Ah, manca solo l'Hadwisk, ok. Lui usa ricarica totale, però Volo lo sente. Il Volo se lo sente tutto. E vai che se lo sente tutto! No, il Giga vorrei tenermelo. Cambio Pokémon, cambio. Mando Kyogre Fake e faccio... Ah, no. No, no, no. Lui fa due ricariche totali, fa. Lui c'ha due ricariche totali pure. Sveglio Pacca. Vedi che ce l'ha? Sì, sì, bisogna stare attenti qua, Beh, in ogni caso mi recupero... Wow, mi recupero tutta quanta la salute. Prima sfida contro Super 4, Fosco, andata. Quello che mi preoccupa più di tutti è il campione, veramente. Per il livello, non tanto per i Pokémon che può avere, perché non lo so. Beh, non importa, è stato divertente. La presa con filosofia. Ascolta bene quello che ti sto per dire. Tu hai la stoffa del campione. Entra nella prossima sala e preparati a una nuova sfida. Grazie. Oh, nice. Non me la ricordavo. Bellissima. Allora, gli spiriti, oddio, che paura. Bello, accendevano anche le lanterne. Oh, e un vento gelido apre la porta. Deve essere un vento davvero forte. Però una cosa sola. Tutto quanto stambaratan e poi il cartello lì tutto quanto rotto. Cambiatelo, no? Cioè, dai, stona tantissimo. Ah, lei fa esercizi di aerobica. Lei fa crossfit durante la settimana.
Sono Esther di Super 4. Ok, che te la ridi. Sul Monte Piro ho imparato ad entrare in sintonia con i Pokémon di tipo spettro. Il legame che ho stabilito con i miei Pokémon è molto profondo. C'è una bambina di fianco a noi. Però poi scompare. Avanti, fammi vedere se riesci a dare del filo a torcere ai miei Pokémon. Vediamo un po' che Pokémon c'ha lei. Signorina! Uxie ed Electivire, ragazzi! Ragazzi! Mi sa che mi hanno preso per i fondelli questi. Tocca cambiare. Tocca cambiare assolutamente. Non so se hanno attacchi del loro tipo, ma se ce li hanno è un problema. Vorrei evitare di prenderci un tono pugno o un fulmine da Electivire. Oh no. No, no. Ah, ok. Freccia. Radicalbero su... Sì, eh. Faccio Radicalbero su Electivire. E Corio Morso su Uxie. È super efficace. Ho dovuto assegnare un po' di mosse così a caso. Ho messo la compatibilità con tutti i tipi. Vampa Gelida. Eccola là. Va bene, ci sta. Incrofiamma, accidenti. Mi gioco anche lui, mi gioco. No, no, ok. Ok, 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 ok. Vai, 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 vai Jojo, vai Jojo. Allora, faccio volo su Uxie. Che almeno me lo ritorno. Incrofiamma non mi spaventa. È debolina comunque, eh. Cioè 4 per era contro Kyogre Fake, quindi non mi spaventa minimamente. Poi ora me la rifà su Dio, me la rifà. Pensavo l'avrebbe fatta su Skarmen. Invece no. Vabbè, con Surf attacco prima. Quindi Skarmen sta in volo. Ok, Godurk se ne va e prende Uxie. Bene, bene, bene. Non potevo chiedere di meglio. Lei sta a meno 3 ora, appena colpiamo. E meno 3. Vai, ne mancano solo due Pokémon. Spaventano. Colpo coda. Vabbè, può essere una tattica, eh. Ah, quando non vanno KO proprio sento il male. Sento un dolore. Zerfello che contro Serperior serve a poco. Però dopo va in range di AT kill, quindi ora Surf su crediti che fa un danno normale. Anche volo. Ora. Fendi spasi. Aie. Ho capito. Sei fan di Fendi spazio. Va bene. Sei carino. Sei bellino. Anzi, bellina visto che sei femmina. Però ora. Possiamo attaccare. Grazie. Serperior. Ha fatto un roll basso. Prima ha fatto un roll alto, ora lo fa basso. Ho una iperpozione e 8 ricariche totali in totale, però devo usarla ora. Per forza. Tocca usarla. Ne ho 8 in totale, ma 2 me le... diciamo che ce l'ho progressive 8. Quindi adesso ne ho 4 in totale, perché 2 da prima l'ho salvate, quindi ne ho 4. Ora ne ho 3 però, visto che uno l'ho usata. Ripeti? Va benissimo. Dai, con sto colpo coda. Oh, brutto colpo, finalmente.
Finalmente. Credi lì, Zampillo. Ci sia. Anche questa è fatta. Già questa è stata molto più difficile. Questa volta hai perso, sì. Anche il legame che c'è fra te e la tua squadra è molto forte. L'ho sottovalutato. Ecco perché ho perso. Mi piacerebbe vedere fin dove riuscirò ad arrivare grazie a questo legame. Prosegui nella prossima sala. Contenta lei. Di cosa? Posso sedermi qui nel caso? Si può? Ah, ok, aspetto io il prossimo avversario, dai. Ai ai. E qui che succede invece? Arriva la tormenta? Oh! Nice come effetto. Peccato che non si scivoli. Benvenuto, sono Frida dei Super 4. Sono giunto a Wayne da lontano per affinare le mie capacità con i Pokémon di tipo ghiaccio. Ma finora sono venuti a sfidarmi solo allenatori e Pokémon deboli. E tu sarai alla mia altezza? Sarebbe una gioia lottare con te in una sfida degna di questo nome. Speriamo che tu non abbia Pokémon sgravati come gli altri due. Hai Dragon Aerodatti! Oh mamma mia. Focal colpo su Hydreigon e cascata su Aerodactyl. Ti pareva che mi dava l'attacco. Pioggia danza, grazie! Mi boosti la potenza! Giga impatto! Però sta fermo dopo, dai. Ah, non è bastato? Bacca cedrata? No, che era? Oh, vabbè, non mi è piaciuto per niente però, Comunque lui è più veloce. Se mettessi comunque Jojo. Metto Jojo. Allora, Riccione. Va bene, non mi interessa. Riccione, sai quello che devi fare. Devi colpire Hydreigon con fuoco al colpo. Bravo. Bravissimo, Tato. Ora. Stiamo tutti molto calmi. Stiamo tutti molto calmi. Perché facciamo un cambiello Stattighello e facciamo uno Surf pazzo. Che prende entrambi. Dovrebbe ricaricare Dragon, penso. Non lo fa? Meglio così. Meglio così. Oh, doppia, vai. Oddio però, Skarmory sta messo tantissimo male. Tocca ricaricarlo. Ho 5 in totale ancora ricariche totali. E una iperpozza. Userò l'iperpozza ora. Un altro Aerodactyl. Acqua iperpozione ricarica 200. Ah, pensavo 120. Vabbè. Sono sbagliato. No. Quanti attacchiamo con Surf? Vai. Non so se è più veloce il mio. No, di Aerodactyl non è sicuro più veloce il Jojo. A sto punto, vabbè, potevo fare Zampil e prendevo solo loro due. Vabbè. È andata così, dai. Bibarel. Oh my god! Zampillos. Perfetto. Penso di aver vinto. Te. Ottimo, 5 ricariche totali ancora disponibili. Che bello. Il vostro spirito ribolle. Non è facile contrastare il vostro ardore. Non mi sorprende che la mia tecnica basata su mosse tipo ghiaccio si sia rivelata inefficace. Prosegui nella prossima sala. Preparati a sperimentare la vera potenza della temibile Lega Pokémon. Ma guarda, tu se non fosse stato per un caso fortuito mi avresti fatto molto male. Oh, qui c'è la lava. Dai, mantengo la lead che ho usato contro Frida. Oh, fai uscire fiamme, fai uscire fiamme dal naso, dal naso. Se non proprio le fiamme, almeno lo sbuffo. Grande Tato, che bello.
Lode Pokémon Drago. I migliori Pokémon di tutti. Dopo il tipo fuoco, certo. Sia ben chiaro. Eccolo qua, il Capitano Remo. Cioè no, non proprio Remo. Capitano Drake. Siete pronti, ragazzi? Sì, signor Capitano! Io da piccolo pensavo che a lui mancasse un braccio, perché lo vedevo sempre di profilo e quindi dico magari gli manca un braccio, è fighissimo come personaggio. Invece poi ho scoperto che ce l'ha entrambi. Sono Drake, maestro del tipo drago e ultimo di Super 4. Nel loro habitat naturale i Pokémon selvatici vivono secondo il loro capriccio. A volte ci causano problemi, a volte ci aiutano. Sai che cosa ci vuole per lottare fianco a fianco con i Pokémon? Se non lo sai non potrai mai battermi. La sua memoria questa, vabbè. Barbaraco c'è sempre il leggendario, mai, sia mai che non ci sia un leggendario, E comunque Zapdos non è chissà quanto sgravato. È un overused. Mi copia Barbaracolo, è un barbatrucco ha fatto. No. Allora, facciamo Incrofiamma su Zapdos e cascata schiaccia tuffo, chiedo scusa, su Barbaracolo. Non penso basti. Ok, metà vita. Forse era un roll alto, credo che fosse, perché Levito roccia, quella che c'ho io. Bravo, bravo, bravo. Ok. Cascata. Allora, se mi fai un roll, forse basta. Era un roll normale, alto, basso, non mi interessa. L'importante è che è andato via. Vediamo un po'. Io non mi ricordo. È roccia sicuro, Barbaracol. Però mi copia anche il tipo con Sosia. Perché non è la trasformazione. Ma è Sosia o è la trasformazione di... No, è Sosia! Perché se fosse stata l'abilità di Zorua non mi avrebbe copiato anche il tipo. E le mosse soprattutto. Quindi è Sosia. Me la rischio. Vada come vada. Non... Lapras non so cosa può farmi, ma... Starei a meno 2, ma devo tentare. Se va male. Oh! Doccia scudo. Ok, va bene. Va bene. Foca il colpo su Lapras e... Schiaccia tuffo, vai. Focalizziamolo. Oh, grande! E schiaccia tuffo allora va su Aerodactyl. Buono. Fa la pioggia danza, bravissimo, così mi boosti cascata. Però la potenza delle mosse fuoco è comunque indebolita. Vabbè, un dannetto piccolo, ma ci sta. Victini! No! Idrocannone! Cosa? Vabbè, attacchiamo Aerodactyl ora. Victini se ne va a quel paese, altro che prima mossa. Metto Jojo. Ok. Per fortuna che non l'ha mandato KO, per fortuna. Zampillo. Rapido artiglio. E che fa allora? Rimbalzo, va bene. Va bene, fai rimbalzo, Victini, fai rimbalzo. Fai rimbalzo, tranquillo. Ora c'è per te. C'è Skarmen che si prende il colpo. Se colpisce, certo, il lato destro. Grande. Zampillo non l'ha fatto.
Boh, vabbè. Non lo so. E dai, però, allora. Ma è più veloce cosa? Ma come fai a essere più veloce chi? Un Wailord di un Victini? Ma non è possibile! Ovviamente Victini è fuori, evita l'attacco per fortuna. Però colpisce il mio Skarmory, ovviamente. Buon latte, te lo prendi in saccoccia, buon latte, eh. Scusami. Come? Ok, è Skarmory, ok, ok. Vai! Faccio giga per evitare brutte sorprese. No, ricarica totale. No, 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 no. Rientra Jojo. Esce fuori King K. Rool. Sveglio pacca per vedere che cosa succede. Un dannetto, purtroppo, con brutto colpo, tra l'altro. Ci siamo? Ok, ci siamo. Oh, alleluia. Che sudata. Mamma mia. Irriducibile. Devo complimentarmi con te. Sei stato bravo ad arrivare fin qui. Sai certamente cosa ci vuole per essere un grande allenatore. Sì, un allenatore deve avere un cuore giusto. I Pokémon entrano in sintonia con il cuore del loro allenatore, imparano a distinguere il bene e il male, e così facendo diventano più forti. Bene, adesso vai. Il campione ti sta aspettando. 6 ricariche totali ancora da potermi giocare. Questo signorino e questa signorina mi hanno carriato per tutto il gioco. È tempo di rendere omaggio a loro due e metterli primi. Tra l'altro, Aurora, non era per te stare nel team, mi dispiace, che te devo dire? E tutto torna. Ok, wow, qui non badano a spese. Quanto pagano d'affitto? Benvenuto, Link. Speravo di incontrarti qui un giorno. Raccontami, cosa hai visto nel tuo viaggio con i Pokémon? Com'è stato incontrare tanti bravi allenatori? Che cosa hai imparato dalle esperienze che hai vissuto nel tuo viaggio attraverso Oen? Voglio che me lo mostri lottando contro di me con tutte le tue forze. Anche io e la mia squadra non ci risparmieremo. Forza, fatti sotto! Eccolo qua. Servant, ma cosa? Galvantula e Steelix. Avanti, Jojo e Skarmen. Allora. Sto messo male. Molto. Steelix, un Gigab Sobo. Sarebbe da fare Surf per entrambi. Quindi Skarmen magari... però è più lenta Skarmen. Facciamo un Trespolo. Ma si dà un Trespolo di circostanza. Ah! Ok. Se avessi avuto Zampillo, avrei fatto Zampillo e sarebbe andata male, perché mi ha tolto un bel po' di punti salute. Quindi è andata benissimo che non avessi Zampillo. Ok, si prende un po' di danni Skarmen, ma mi ricarico con Trespolo. Mi ricarico di poco però, e poi perdo anche il tipo volante. Quindi rimango solo acciaio e sto a terra in questo caso. Quindi sono suscettibile agli attacchi di terra. E sono super efficaci. Il fratello svento e Amastarro. Allora, Giga Assorbimento su Amastar lo devasterebbe, ma c'è Slowbro che mi fa molta paura. E faccio volo su Slowbro. C'ho solo un volo. C'ho solo un volo. È un problema. E... mi sta per la mente. Io ho ammesso che
i Pokémon dopo il livello 50 dovevano essere tutti evoluti. Non è che perché siccome alla Lega hanno Pokémon anche di un livello, di uno stadio evolutivo più basso, me le ha cambiati con questi più forti? Ho questo dubbio ora che mi attanaglia. Buonissimo, buonissimo, vai! Però non abbastanza per resistere a un altro mazzo legno. E quindi Slowbro se ne va! Let's go! Dai! Che fa Stoutland però ora? Psicotaglio. Oh. Cincino. Surf. Vado di ricarica totale su Jojo. Serve, serve perché ha tanti PS, tanta difesa speciale. Quindi resiste bene ai colpi. Ora però Stoutland potrebbe essere pericoloso. Non tanto, non tanto. Sfrutto un'altra ricarica totale per ricaricarmi Skarmen. Meno 4. Sto a 4 ricariche totali. Bodyguard, ok. Non è stato un bel vedere. Allora, giga assorbimento su Stoutland e sveglio pacca su Cincino. Un altro bodyguard! Però... Dai. Ok. Ok. Dai. Ok, 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 ok. L'ultimo! Era l'ultimo Stoutland! Ok, 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 ok! E sveglio pacca! È fatta allora, ho vinto! Ce l'ho fatta! Rocco, ironicamente, era quello più debole. Ah, finisce in bellezza questa serie. Sono contento. Grazie mille, questa volta mi hai permesso di comprendere il tuo modo di pensare, i tuoi sentimenti e i sogni che hai perseguito insieme alla tua squadra. Il tuo affetto per i tuoi Pokémon, ciò che loro provano per te. Questa sintonia mi ha permesso di lottare al massimo. Avete lottato uniti e con grande coraggio, superando i vostri limiti. È proprio per questo che siete riusciti a vincere. Quando ti ho incontrato la prima volta, avevo capito che non ero un allenatore qualsiasi. E ora posso dire che non mi sbagliavo. Sei a pieno diritto il nuovo campione della regione di Hoenn. Aspetta, Link, è meglio che ti dia qualche consiglio prima di sfidare il campione. Vera, mi dispiace, ma è già finita la lotta. Cosa? Link, può essere già tutto finito. E ho vinto, sì. Ma grazie per il supporto morale. In questa sala conserviamo i dati dei Pokémon che hanno superato le lotte più difficili. Ed è qui che rendiamo omaggio ai campioni della Lega Pokémon. Ora registreremo il tuo nome fra gli allenatori che hanno trionfato sulla Lega Pokémon. Insieme ai nomi dei tuoi compagni che hanno lottato con te. Bentornato, Link.
Sai, visto che ero qui ho pensato di aspettarti. Beh, pensavo, visto che siamo partiti insieme, potremmo anche tornare insieme, non credi? Forza e marcia! Torniamo ad Albanova! Percorso 103. Quanti ricordi. Ti ricordi quello specchio d'acqua? È qui che ci siamo sfilati per la prima volta, vero? Link, vorrei chiederti una cosa. Sfidiamoci ancora una volta. Voglio sapere tutto ciò che hai visto e affrontato insieme ai tuoi Pokémon nel tuo viaggio. Voglio che mi racconti tutto di te e dei tuoi Pokémon, Link. E poi, voglio che tu sappia tutto di me e dei miei Pokémon. Grazie, Link. Da un campione come te non mi aspettavo di meno. Ho conosciuto persone di ogni tipo. Ho incontrato tanti Pokémon diversi. Per me è stata un'esperienza indimenticabile. Oh! Guarda, Link!